Non sapevo che la prima telefonata da cellulare è stato uno scherzo memorabile. Mentre camminava sulla Sixth Avenue, tra la 53esima e la 54esima strada, Martin Cooper aveva tutti gli occhi addosso. Nessuno aveva mai visto qualcuno con un telefono senza fili, per di più impegnato in una vera conversazione. Il numero che aveva composto, poi, era ancora più sorprendente. Vi dirò chi aveva chiamato, certo, ma prima bisogna fare un passo indietro. Martin Cooper si era laureato in ingegneria nel 1950. 4 anni dopo ha iniziato a lavorare per Motorola. Il suo sogno era liberare l'uomo dai fili che lo legavano alla scrivania e alla sua casa. La portabilità, diceva, significa libertà. Ma c'era qualcun altro che inseguiva lo stesso sogno. Negli anni 60, in America, chi voleva un telefono era costretto a rivolgersi a AT&T, l'azienda cofondata nel 1885 da Alexander Graham Bell. E proprio AT&T voleva sbarazzarsi dei fili del telefono, affidando le chiamate degli uomini d'affari alla rete cellulare. Solo che loro puntavano alle telefonate dalle auto, ha raccontato Martin Cooper, mentre io volevo realizzare un telefono portatile che ognuno potesse avere sempre con sé. Alla fine Cooper ci è riuscito. Il 3 aprile del 1973, 50 anni fa, l'ingegnere di Motorola ha organizzato una conferenza stampa per mostrare il prototipo del Dynatec, il primo telefono portatile della storia. Pesava 1,5 kg ed era grande quanto una scarpa. Dopo averlo mostrato ai giornalisti, Cooper è uscito in strada per una dimostrazione pratica. Sorrideva mentre digitava i numeri sulla tastiera e con aria beffarda ha atteso che qualcuno rispondesse. A quel punto ha detto: «Ehi Joel, ciao, sono Martin Cooper». «Ciao Marty», ha detto il suo interlocutore. E Cooper ha continuato: «Joel, I'm calling you on a cell phone, but a real cell phone, a personal, portable, handheld cell phone». Joel Engel era un ingegnere e aveva appena risposto dai laboratori Bell della AT&T. Lavorava nella stessa direzione di Cooper e in quel momento aveva scoperto di essere stato battuto sul tempo dal suo rivale. Joel non ricorda quella telefonata, ha raccontato molti anni dopo Martin Cooper, e onestamente non posso biasimarlo.